Buona giornata a tutti, bentornati e benvenuti sul mio canale. Iscrivetevi se ancora non l'aveste fatto e lasciate un mi piace al video se sarà di vostro gradimento. Sono tanti i temi quest'oggi di cui parlare perché ieri sono successe diverse cose tra il 500 di Halle e il 500 del Queens. Quindi adesso cerchiamo di mettere in ordine tutto e andiamo a situazione per situazione, andiamo ad analizzare quello che è accaduto e quello che potrebbe succedere nella giornata di oggi. Intanto partiamo da Halle, dove si è definito il quadro dei quarti di finale. Un'eliminazione già di quelle importanti dalla parte di Jannik Sinner, ovvero Daniil Medvedev lascia la competizione eliminato dal cinese Zhang. Quindi già una sorpresa, perché Medvedev era uno dei possibili avversari di Sinner in semifinale. Altra sorpresa, ma non troppo, l'eliminazione di Stefanos Tsitsipas per mano di Struff. Anche qui avevo indicato come Tsitsipas possibile avversario dei quarti di finale per il nostro Jannik Sinner, ma che dire, poco cambia, insomma si poteva configurare una rivincita di quel che è accaduto a Monte Carlo in semifinale quest'anno. Invece quest'oggi sarà Struff l'avversario di Sinner, in palio c'è l'accesso alla semifinale con un tabellone abbastanza invitante, perché gli avversari potrebbero essere o Zhang o Eubanks, quindi ecco, sia per Sinner che Struff potrebbe essere una grande occasione per vedere direttamente la finalissima. Staremo a vedere, si gioca intorno alle ore 15, quindi non perdiamo quello che sarà, ecco, l'appuntamento di Sinner contro Struff. Rimanendo sempre su Halle, abbiamo dall'altra parte del tabellone Ibi Urkrach e Alexander Zverev come possibili semifinalisti, e quindi ecco, è un torneo che si è definito in tutto e per tutto. Peccato per l'eliminazione in 3 set contro l'americano Giron da parte di Matteo Berrettini, che era partito bene vincendo il primo set ma non è riuscito a rimanere in partita, e l'americano è stato più abile di lui a riuscire a ribaltare il tutto e ad accedere così ai quarti di finale. Ma forse la notizia più, se vogliamo, clamorosa è quella che ci è arrivata ieri dal Queens, perché Alcaraz ha abbandonato la competizione, non per un ritiro, ma è stato sconfitto in maniera netta e inequivocabile da Jack Draper in 2 set. Quindi Alcaraz eliminato, Alcaraz che non avanza nel tabellone. Questo cosa comporta? Comporta che dalla settimana prossima non sarà più Alcaraz il numero 2 del mondo, ma bensì Novak Djokovic, che nonostante non stia partecipando a nessun torneo causa infortunio e riabilitazione dovuta all'operazione al ginocchio, balza al secondo posto alle spalle di Jannik Sinner. Questo configura uno scenario totalmente diverso per Wimbledon, perché essendo che non sarà più il numero 2 Alcaraz, nel caso in cui dovesse partecipare Novak Djokovic, Sinner sarebbe da una parte del tabellone, Djokovic dall'altra, ma Alcaraz, bisognerà vedere il sorteggio, potrebbe anche riproporsi un incontro in semifinale proprio contro Jannik Sinner e non più in finale, come sarebbe successo se uno fosse stato il numero 1 del tabellone, del ranking, scusate, Sinner, e il numero 2 Alcaraz. Quindi ecco, questo cambia le prospettive, a mio modo di vedere, nei confronti e in prospettiva Wimbledon. Ora non è ancora certa la partecipazione di Djokovic, che ha confermato che ci sarà alle Olimpiadi, però un'eliminazione come quella di ieri di Alcaraz, oltre a sollevare qualche dubbio su diciamo proprio lo stesso Alcaraz, non tanto come in assoluto come suo livello di tennis, ma per il torneo in sé per sé, perché ecco, andare fuori così agli ottavi contro Jack Draper, ottimo tennista per carità, in 2 set fa alzare qualche punto di domanda sicuramente anche in vista di Wimbledon. Però ecco, il dato e l'indicazione più grande ci arriva proprio in ottica del terzo slam dell'anno, dove
con questo cambio di ranking viene un po' stravolto il tutto e quindi staremo a vedere quando ci sarà il sorteggio del tabellone, ci manca ancora un po', però va tenuta in considerazione, ecco, anche questa situazione. Dal Queens invece arriva una buona notizia, ovvero Musetti accede ai quarti di finale, dove quest'oggi incontrerà Harris, che se non sbaglio è un qualificato wild card, e Lorenzo Musetti ha un'ottima occasione, perché da quella parte del tabellone non vedo avversari insuperabili. È un Queens molto atipico, colorato a stelle e strisce, tanti tennisti statunitensi. Musetti però ha un bel canale davanti a sé per cercare veramente di imboccare la corsia giusta e poter magari, perché no, arrivare anche in finale. Glielo auguriamo a Musetti, che sta giocando un ottimo tennis dopo aver eliminato al primo turno il più quotato De Minaur. Ora contro Nakashima ha dimostrato ottime cose, ora contro Harris ha un'ottima occasione per accedere alla semifinale. Quindi oggi ci aspetta una giornata di grande tennis. Come avete visto, i temi sono parecchi, sono molti, perché basta un'eliminazione, basta un turno di un certo tipo, basta una partita fatta in un certo modo che si aprono scenari diversi, si aprono ragionamenti. Quindi ecco, questo è il bello dello sport, è il bello del tennis. Contro Struff, tornando al nostro Jannik Sinner, servirà una partita di un livello ancora superiore rispetto a quanto fatto vedere sia con Tallon Grigspur e sia contro Marojan. Struff è un ottimo giocatore che negli ultimi anni è cresciuto molto, sa giocare molto bene sia sulla terra rossa ma anche sul veloce. Tsitsipas è stato veramente liquidato in due set in una maniera netta e perentoria, quindi non va assolutamente sottovalutato Struff. Anzi, per Sinner sarà molto importante cercare di non lasciare neanche le briciole al tedesco e fare la propria partita, una partita da Sinner, una partita da numero uno del mondo, una partita che, come ho detto prima, lo proietterebbe in semifinale in quel di Halle, con ottime prospettive poi di accedere alla finalissima di domenica, che vorrebbe dire avere l'opportunità di giocarsi un titolo, incrementare il proprio vantaggio nel ranking ai danni sia di Alcaraz che di Djokovic, insomma di tutti gli altri. Sono tanti i motivi per i quali è importante cercare di vincere questo ATP 500. Non dimentichiamo che tra una settimana, 8-9 giorni, si parte con il terzo slam dell'anno, ovvero Wimbledon. Mi sembra di aver detto tutto, abbiamo toccato un po' tutti i temi, da Musetti ai quarti di finale, Berrettini eliminato ai quarti, quel di Halle, Djokovic, nuovo numero 2 del mondo da lunedì, grazie all'eliminazione di Alcaraz, e Sinner Struff questo pomeriggio alle ore 15, la partita che può valere la semifinale dell'ATP 500 di Halle. Detto questo, io vi auguro una buona giornata, un buon venerdì, ci vediamo più tardi per il video commento del match di Sinner. Se dovesse iniziare in ritardo, potrebbe anche scapparci una diretta, perché no, staremo a vedere, mi auguro di riuscire a avere il tempo. Vi saluto, vi auguro una buona giornata a tutti e ci vediamo in un prossimo video.